Buongiorno e benvenuti agli amici delle pillole immobiliari live e Chi benvenuto sono? all'avvocato Paolo Amabile. Anzi, Grazie. per quanto riguarda l'avvocato, oserei dire bentornato, bentornato perché ha già fatto una delle prime puntate con delle pillole immobiliari live e avevamo così argomenti, così tanta carne al fuoco. Da lasciarci un gancio per poter fare una seconda puntata. Oggi con l'avvocato Paolo Amabile parleremo di acquisto o vendita di casa in diritto di superficie. Ma prima di iniziare con gli argomenti programmati, lascio la parola all'avvocato Amabile per i suoi saluti. A te, Paolo. Intanto Rossano, grazie di partecipare a questo evento che ho riscontri che sta diventando un evento fisso con un seguito importante e quindi in realtà credo che ringraziarti anche uno per l'opportunità, due in qualche modo per il servizio che offri al pubblico, ai consumatori, perché le questioni immobiliari sono di interesse trasversale, ambizione di molti, obiettivo di tanti, riuscire ad acquistare una casa e dare informazioni su questo tema, oggi come oggi, dove ci sono mille cose alle quali fare attenzione, e a questo aggiungerei che è l'acquisto un po' della vita, la casa, o comunque Assolutamente sì. degli acquisti della vita, perché normalmente se ne compra una, forse due, quando magari la famiglia si allarga. Oggi parliamo di un tema che proprio secondo me si innesta su questo, cioè un'opportunità che ha dei vantaggi, degli svantaggi, in qualche modo è neutra, un'opzione neutra di acquisto, ma che deve essere certamente ben valutata. Così al pari, l'acquisto di una casa in piena proprietà. Proprio perché è un passo importante, bisogna avere la dovuta attenzione, se non si hanno le competenze, è opportuno rivolgersi e farsi aiutare proprio per non commettere errori. Virgola, in particolar modo, mi verrebbe da dire, in tema di diritto di superficie, acquisto di case di diritto di superficie. Assolutamente sì. Io inizierei col far domanda diretta. Che cos'è un diritto di superficie detta anche proprietà superficiaria? Diamo una definizione per come prima cosa. Allora, potrei starvi a raccontare un po' quello che c'è scritto nei libri che ci insegnano all'università, dove il diritto di superficie, tra l'altro, è un aspetto anche interessante, come gran parte del nostro diritto, se non la totalità, deriva dal diritto romano, e nasceva, una cosa curiosa, nel primo diritto romano esisteva solo la proprietà, questo terreno mio, questa casa mia. Cosa si sono accorti? Che per fare i mercati dovevano dare la possibilità di far costruire dei negozi. Adesso la spiego semplice, ma il punto è questo: costruire dei negozi su aree pubbliche. Però le aree pubbliche erano appunto dello Stato. E quindi da qui nasce il tema del diritto di superficie. Al tempo veniva concesso l'uso di un suolo pubblico a fronte, si chiama, di un corrispettivo, quindi di un prezzo che al tempo si chiamava solarium, proprio per permettere, benché il terreno fosse mio, Stato, permetto a te, commerciante, di costruire la casetta col tuo negozietto. Da questa ricostruzione storica che cosa accogliamo? E che poi è il punto che ci siamo portati fino ad oggi. Il diritto di superficie consiste in questo. C'è una disgiunzione tra il proprietario del suolo e chi ci può costruire sopra. Faccio un esempio semplice. Se mi compro un terreno, il terreno è mio, ci costruisco sopra una casa, la casa è mia. Se acquisto un appartamento in edilizia libera, insieme all'appartamento acquisto le quote del condominio, ma anche le quote delle parti comuni e soprattutto del suolo. Nel prezzo che vado a pagare sarà tutto compreso, io sarò proprietario del mio appartamento in esclusiva, in comproprietà con gli altri condomini per millesimi,
delle quote del condominio, manca un pezzettino del suolo. Se sotto il suolo trovo il petrolio, potrei trarne un vantaggio, perché quel suolo è mio. Un pezzettino. Questo non accade con l'edito di superficie. Cosa succede? Che il suolo, la proprietà del suolo, del fondo dove viene edificato, rimane del soggetto A. La costruzione può essere del soggetto B. O meglio, il soggetto A, così porto un esempio calato nella realtà, normalmente questo accade quando abbiamo delle superfici, dei fondi, dei terreni che sono, per esempio più classico, di proprietà del comune. Il comune dice: mi tengo e riservo la proprietà del suolo, del terreno, ma permetto a una cooperativa di edificare con determinati parametri. Questa scelta, che si innesta nelle politiche abitative, avvantaggia il compratore finale certamente rispetto al prezzo, perché quando io vado ad acquistare una casa in edilizia libera acquisto anche il suolo e quindi pagherò tutto di più, ma perché ho di più, ho l'appartamento e il suolo. Col diritto superficiario nel prezzo dell'immobile non è compreso il suolo, perché non è del costruttore. Il costruttore ha semplicemente il diritto di costruire su quel suolo, che rimane di proprietà dell'ente pubblico. Nel nostro esempio, il comune. Il primissimo vantaggio è dunque che si può acquistare un immobile a un prezzo ridotto. Volendo dare una percentuale, che ti prego di eventualmente correggere, tra il 20 e il 25%, poi dipende da mille altri fattori, però come indicazione si potrebbe acquistare a parità di metri quadri un appartamento con un costo decisamente inferiore, fino a un quarto. Sì, ci siamo. Però delle limitazioni, delle quali magari parliamo. Assolutamente sì. La domanda che ti farei a questo punto è: quali sono gli effettivi vantaggi nell'acquisto di di superficie, ma soprattutto, prima ancora, quali possono essere le criticità, le difficoltà, le problematiche acquistando un immobile costruito in questa? Mi senti, Paolo? Ti hai frizzato un attimo. Ok, hai sentito la domanda? Sì. Perfetto. Allora, vantaggi. Sicuramente acquistare, mettere su casa pagandola meno. In realtà, detta meglio, e invito a porre attenzione su questo punto, pago meno perché sto acquistando qualcosa di diverso dalla piena proprietà. Infatti questo tema, il tema degli acquisti di immobili in diritto di superficie, si innesta principalmente, per il 99% dei casi, rispetto a politiche abitative che l'ente, nel nostro esempio, che è forse anche più reale, il comune, decide di perseguire. Quindi permettere uno sviluppo abitativo, l'accesso al diritto casa anche a soggetti che magari non hanno le risorse finanziarie per affrontare un acquisto sul mercato libero. Quindi permettere di avere una casa, ad esempio una giovane coppia, a fronte di un prezzo ridotto, virgola, perché sto acquistando qualcosa di diverso da una piena proprietà, un diritto di superficie. E quindi veniamo anche, questo è sicuramente il primo vantaggio, prezzo ridotto. Ma vediamo anche, guarda, non mi piace neanche troppo definirli svantaggi, perché lo trovo penalizzante. In realtà li definirei cose alle quali porre attenzione, cioè metterci la testa, piuttosto farsi aiutare da dei professionisti, perché è un passo importante, per capire che cosa sto acquistando. Perché se
un immobile anziché pagarlo 100 lo pago 75, non è perché forse sono più bello o perché è il giorno fortunato della mia vita. Bisogna fare attenzione a queste limitazioni, ma queste limitazioni probabilmente sono anche da vivere come opportunità, cioè l'opportunità di centrare il bersaglio grosso, di riuscire a acquistare casa con le proprie disponibilità, che forse non fanno il paio con le richieste dei prezzi di mercato. Quindi, venendo a quelli che sono queste diciamo limitazioni o insomma cose alle quali fare attenzione, sicuramente se il motivo del ragionamento della politica abitativa è permettere di dare case a soggetti che hanno capacità appunto economiche inferiori rispetto ai prezzi di mercato, non possiamo attenderci, faccio l'esempio della giovane coppia che vuole mettere su famiglia, non può attendersi che l'immobile che va a acquistare presso una cooperativa che gode del diritto superficiario sia un immobile con delle rifiniture particolarmente di pregio, proprio perché se la filosofia è mantenere i prezzi bassi, diciamo anche il capitolato in qualche modo ne sarà lo specchio. Diciamo un'abitazione assolutamente dignitosa, normale, non con finiture di particolare pregio. Ma qui siamo già entrati in casa a vederla. In realtà bisogna fare una verifica prima. Posso io, giovane coppia, possiamo noi, giovane coppia, acquistare un immobile in diritto di superficie? La risposta, e non è una battuta, è dipende. Perché se la politica abitativa... In buon legalese, come si dice? La politica abitativa dice, e tutto gira intorno a questa, ne avrete sentito certamente parlare, convenzione, questo documento per il quale il comune assegna un terreno a una cooperativa e gli dice: guarda, io il terreno non te lo faccio pagare, tu mi mantieni i prezzi più bassi perché il terreno non l'hai pagato, quindi hai solo costo dell'edificazione, prezzi calmedati, e questi appartamenti che tu andrai a realizzare potranno essere venduti, in qualche modo lo decido io comune, rispetto alla mia politica abitativa, che può essere diversa. Normalmente l'accento ricade proprio sulle qualità soggettive di coloro che acquistano. Tradotto: voglio fare una politica a favore delle giovani coppie? La convenzione dirà: guarda, il pezzo è calmierato, facciamo anche delle graduatorie, ma io do dei punti in più o permetto l'acquisto, ad esempio, a giovani coppie che non abbiano, certamente mi verrebbe da dire, altri immobili di proprietà prima casa, o magari altri immobili nel comune, diverso è, sono erede di una quota della casa in montagna del nonno. Solitamente, Paolo, solitamente, ecco, la definizione in questo caso della convenzione è che non abbiano altro immobile di proprietà adatto o adattabile alle esigenze della famiglia. E in questa definizione si racchiude tutto. Sono poi convenzioni, la convenzione è un accordo. Ogni grosso modo, spiegata semplice, ogni comune fa il suo rispetto alla politica abitativa che vuole adottare, il che non è sempre un bene, nel senso che questo è il motivo per il quale bisogna farsi assistere o documentarsi bene sulla convenzione, che fa la differenza tra poter acquistare casa, poterla vendere per la libera circolazione. Altro tema. E quindi politica abitativa, giovani coppie, non deve avere già una casa, perché se no allora la do a qualcun altro che la casa non ce l'ha, magari con un tetto di età, se voglio favorire appunto le giovani coppie, e altre, potrebbero essere previste altre circostanze, un limite di reddito, un'ISE da valutare secondo l'ISE o secondo dichiarazione, la coppia, quindi i redditi fanno cumulo, ma sono anche temperati dal tipo di immobile che uno va a acquistare. Cosa diversa acquistare un monolocale da solo
o il tre locali per una coppia che magari ha un figlio, ha già un figlio ad esempio. Quindi importantissimo mettere, quello che voglio assolutamente trasferirvi è mettere il naso dentro la convenzione. Lì si capisce se e come posso acquistare questo immobile. Una volta acquistato, scusami, vai. No, stavo dicendo, sì, assolutamente sì, la lettura della convenzione è fondamentale, anche perché vi dirò da tecnico, da persona che si occupa, diciamo così, della parte tecnico-commerciale, vi dirò che le convenzioni sono scritte molto spesso in maniera difficilmente comprensibile, soprattutto al comune cittadino, e non basta una lettura, ma le devi vedere e veramente infilarti in quelle che sono le pieghe. Guarda, perché sono davvero complicate. Confermo, devo dire che anche noi che siamo un po' i tecnici del diritto e le maneggiamo, non dico quotidianamente, ma insomma più di un caso ci è capitato, dobbiamo anche noi per primi porre una particolare attenzione, anche perché sono, qual è il problema di fondo? Che sono spesso convenzioni di diversi anni fa, nel frattempo ci sono stati interventi legislativi, e poi il comune ha cambiato idea e magari ha proposto i riscatti. Sono assolutamente da approfondire con una radiografia, o come dicono quelli che parlano, una due diligence legale a riguardo. Sì, e non solo. La cosa che mi sento assolutamente di consigliare, guarda, stiamo affrontando con una serie, perché ci sono più nuclei familiari in questo momento interessati all'acquisto di un immobile in particolare che ho in mente, che tu conosci perché ne avevamo parlato anche, e con un venditore che giustamente c'è qualche problematica. In questo momento, tra l'altro, il problema qual è? È difficoltoso dialogare con quelli che sono gli enti preposti alla verifica di questi requisiti, perché i comuni sono inaccessibili, gli uffici tecnici altrettanto, e quindi maggiore la difficoltà di accedere a queste strutture, a questi enti, e maggiori sono le difficoltà per capire se effettivamente ho i requisiti per acquistare o posso vendere l'immobile che ho bisogno di vendere. E c'è anche questo tema, la difficoltà nel dialogare con gli enti preposti, ma è una condizione sine qua non, cioè è necessario farlo e farlo, direi, preventivamente, prima di procedere effettivamente alla vendita o all'acquisto, perché ci si potrebbe trovare davvero a sbattere contro un muro e bloccarsi sul più bello, insomma, all'atto dell'atto definitivo. Volevo pure, Paolo, aggiungere, per dare la carrellata proprio sull'acquisto, così terminiamo il tema dell'acquisto di un immobile di diritto di superficie, quindi lo pago meno, ci saranno rifiniture meno pregiate, ma soprattutto lo pago meno perché questo immobile avrà dei vincoli di circolazione, ad esempio, o di rendita, più semplicemente. Se acquisto un immobile... della convenzione. Le durate erano delle convenzioni che possono essere più svariate, ci sono quelle da 99 anni, quelle da 20, quelle da 30... Ecco, il messaggio è questo: non posso pensare di acquistare un immobile a un prezzo decisamente di favore, poi me lo sistemo come voglio, cosa che si può fare, e poi dopo due anni rivendermelo al prezzo di mercato e marginale, l'ho reso più bello e guadagnare anche un sacco di soldi. Ecco, questo no, non si può fare. È proprio contro la filosofia della politica abitativa di vantaggio. Poi su questo si potrebbero raccontare mille storie, tipo mille storie con valigette, ne parliamo la prossima volta, dopo ne accenniamo, però sì, è un tema quello del vecchio scotte. Senti, ti faccio un'ultima domanda, perché come sempre, purtroppo, aggiungerei il tempo e tiranno. In parte abbiamo già risposto, però vorrei dare qualche dettaglio in più. Posso io, che ho acquistato un immobile in diritto di superficie, rivenderlo liberamente, e posso io, che voglio acquistare invece un immobile che risulta essere in diritto superficiario, posso acquistarlo, e quali devono essere le precauzioni e le azioni
da mettere in atto per procedere a questa vendita o a questo acquisto? Cioè, cosa consigliamo? E qui mi autocoinvolgo nella risposta, perché ci sono degli aspetti anche commerciali. Vai prima da tu, Paolo. Due punti importanti. Non è che se acquisto un immobile in superficie rimango vincolato a vita e devo aspettare la fine della convenzione che dura 99 anni e ci muoio dentro. No. Ci sono più, diciamo, exit strategy. Ovvero, intanto potrei avere premessa, tutto dipende dalla convenzione, ma normalmente, uno, posso rivenderlo per necessità, perché magari mi serve una casa più grande, la famiglia si è allargata, non è che devo star lì per forza, quindi la convenzione ti potrebbe dire, guarda, la convenzione ancora non è scaduta, puoi venderlo, ma solo a soggetti che hanno i tuoi pari requisiti, così io mantengo inalterata la mia politica abitativa. Un'opzione. Altra opzione, il comune propone il riscatto dell'immobile, la cosiddetta francazione, dove ti fa diventare essenzialmente proprietario anche del tuo pezzettino di superficie, tu devi pagare una sorta di differenza che in qualche modo non avevi pagato all'inizio, all'atto dell'acquisto. A quel punto l'immobile diventa di tua piena proprietà, facci quello che vuoi. Ultimamente, tra l'altro, adesso non ricordo la data esatta, ma sarà un mesetto fa, due mesi fa al massimo, è uscito il nuovo decreto del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha fatto un po' chiarezza su questo, che mi dice, dopo 5 anni, puoi chiedere al comune, a prescindere da quello che ormai dicono le convenzioni, cerchiamo di dare una norma generale, dopo 5 anni puoi chiedere al comune di riscattare il tuo immobile. Questi conti si fanno in base a criteri determinati, ci sarà un quid da pagare affinché l'immobile diventi tuo e tu possa poi gestirlo sul libero mercato. La verità vera è che queste cose alle volte sono anche vantaggiose in qualche modo. Questo è un tema. Ma complicate anche perché vendere un immobile a un prezzo che non è congruo alla convenzione ci si espone a un'azione di risarcimento del danno per differenza. La parte di prezzo in eccesso è un prezzo pagato nullo e quindi c'è un'azione da parte di chi ha pagato di recupero di quella parte del prezzo. Quindi sempre con attenzione. Ho dimenticato qualcosa? Guarda, mi piace condividere, e ripeto, è un immobile di cui io e te, Paolo, abbiamo parlato e conosciamo bene entrambi. Mi piace condividere, non farò nomi e cognomi. Neanch'io, però posso confermare che ci sono convenzioni pazze, particolarmente stringenti. Non parlerò di comuni e di uffici tecnici, però vi garantisco che sono molto vicini a noi. Ok? Dove abbiamo appunto, come dicevo poco fa, una problematica con un immobile in convenzione edilizia che è tecnicamente venduto. Il problema è che non si riesce nella maniera più assoluta a dialogare con il comune e con il relativo ufficio tecnico e con il responsabile dell'ufficio tecnico, che a detta di tutti i tecnici intorno a lei è ben conscia del fatto che sta dando un'interpretazione molto molto stringente a questa convenzione. Il problema qual è? Siccome spetta a lei la responsabilità di verificare i requisiti, lei ne dà l'interpretazione più stringente in modo da pararsi le terga, come si dice. Esatto, assolutamente sì. E quindi questo fa in modo che comunque la proprietà di fatto non riesca in questo momento ad immobile, ripeto, tecnicamente venduto, e tra l'altro c'è più di un nucleo familiare interessato all'acquisto, non riesca a vendere il suo immobile. E queste persone non riescano ad accedere all'acquisto, ma ti di più, ci sono, la proprietà è disponibile anche a fare appunto quello di cui parlavamo poco fa, il riscatto dei vincoli. Ma il comune, e qui arriviamo alla totale assurdità italiana, il comune delega praticamente a chi all'assessore all'edilizia la decisione
del quantum per il riscatto dei vincoli. Cosa succede? In questo momento, in quel comune, l'assessore all'edilizia è vacante. Quindi nessuno si prende la briga, non viene nominato il nuovo assessore all'edilizia e nessuno si prende la briga di decidere quale sia il quadro. Quindi tutto Dobbiamo bloccato. nominare un commissario ad acta Come? tramite il tribunale amministrativo. È una situazione davvero kafkiana, direi, cioè, folle, folle davvero, però purtroppo è così. A livello commerciale io mi sentirei di consigliare a chi deve vendere vendita un immobile costruito in diritto di superficie, consiglierei il riscatto del terreno prima di andare Assolutamente. in vendita. Questo perché? Innanzitutto rende tutta l'operazione sicuramente più semplice, c'è un passaggio in meno. E poi c'è una miglior valutazione di quelli che sono effettivamente i costi e le spese che dovrai sostenere e quindi di conseguenza quanto sia conveniente e quale sia il prezzo corretto a cui porre in vendita l'immobile a terreno, ripeto, riscattato nei confronti del comune. Per chi Perché se no acquista, l'alternativa è soggiacere alla valutazione comunale. assolutamente sì. Per chi acquista, il consiglio è il medesimo, nel senso che non è nella posizione di chi vende, ma esattamente dalla parte opposta, però è comunque più lineare e tranquillo accedere all'acquisto di un immobile, non che non si possa fare diversamente, ma è sicuramente tutto più chiaro e limpido nell'accedere all'acquisto di un immobile con il terreno già riscattato, quindi a tutti gli effetti una piena proprietà assoluta. Quindi Assolutamente. commercialmente parlando è questo. Io direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata su tutto l'argomento. Abbiamo affrontato, diciamo, a 360 gradi tutte quelle che possono essere le problematiche. Ovviamente, se qualcuno ha domande, come si diceva ai matrimoni, parli ora o taccia per sempre. Domande nei commenti. Vi ricordo comunque che le pillole immobiliari rimangono innanzitutto online sul mio profilo Facebook. Vengono caricate sul mio canale YouTube Rossano Venturini Consulente Immobiliare e novità delle novità saranno disponibili anche sul mio nuovo sito www.rossanoventuriniconsulenteimmobiliare.it che è già online, vi darò questa anteprima e a breve faremo una diretta Facebook anche con i tecnici che hanno creato il sito perché ha davvero molte caratteristiche oltre ad essere una sorta di sportello dell'immobiliare dove poter avere consigli e risposte sui più svariati argomenti in ambito immobiliare, una sezione dedicata ai segnalatori, ma non sperare troppo, ripeto, avremo una diretta a brevissimo nei prossimi giorni per presentare ufficialmente il nuovo sito. Ve ne parlerò, vi farò dei post e sarete avvertiti con anticipo quando ci sarà questa diretta. Non mi Sempre rimane che sperando. ringraziare. Non mi rimane che ringraziare l'avvocato Paolo Amabile della partecipazione e delle competenze che ci ha donato gentilmente. Ringrazio a te dell'opportunità e che dire, Rossano, grazie ancora. Aggiungerei da ultimo, insieme verso casa. Bravissimo, che è il mio memory hook. Io saluto e ringrazio gli amici delle pillole immobiliari live, saluto l'avvocato Amabile. Ovviamente continueremo ad andare insieme verso casa. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Ciao! Ciao, grazie a tutti.